questo oggetto stravolgerà completamente il vostro modo di allenarvi. Se l'ho utilizzato una volta e già mi sono innamorato. E bentornati ragazzi in questo nuovo video dove vi presenterò questo oggetto. È il miglior modo per rimanere vicino alla nostra amata moto. Perché? Noi enduristi ci piace tantissimo andare in moto, ma pecchiamo nell'allenamento. Perché facciamo i soliti pesi, i soliti salti a casa, le solite flessioni, i soliti addominali. Questo qui è super funzionale e super divertente al tempo stesso, perché ci fa rivivere le emozioni di quando andiamo in moto. Allora, non perdiamo altro tempo, vediamo cosa contiene questa scatola, lo montiamo insieme e facciamo un allenamento. Dai! Ed eccoci qua, iniziamo così il nostro unboxing, vediamo cosa contiene il pacco. Abbiamo un manubrio, una bella piega, abbiamo delle manopole con il lock-on, cioè la chiusura a vite, fatte molto bene. Abbiamo poi due piattini per i piedi, dopo vi farò vedere come utilizzarli, ci faranno scivolare sul pavimento. All'interno ci sono anche due bande elastiche, vedete che quanto sono fatte bene, anche proprio tutte brandizzate, veramente la cura del dettaglio questi ragazzi tedeschi. Abbiamo questa qui più fine, quindi si farà meno fatica, e questa più larga, dove si farà un po' più di fatica. Troviamo inoltre degli adesivi, il libretto delle istruzioni per il montaggio, la chiave per montare l'oggetto ed infine questa calamita che verrà posizionata esattamente sul balance. Terrà il nostro telefono attaccato al balance. Il materiale l'abbiamo visto, montiamolo insieme. Si chiama Pro Pilot ed è un semplice manubrio con un balance centrale che ci permetterà l'equilibrio, vedete già come si muove, con l'inserto qua in gomma per non far scivolare e con delle manopole molto molto belle, oggetto di qualità abbastanza alta, manopole con un buon grip. Adesso scarichiamo l'applicazione e vediamo insieme come funziona. Ah, dimenticavo Cinghios, questo oggetto sviluppa per la maggiore la parte superiore del nostro corpo. Ma cosa hanno pensato questi ragazzi? Hanno pensato proprio bene di implementare l'oggetto mettendo dentro anche delle bande elastiche e dei piattelli per i piedi, così da poter allenare veramente tutto il corpo. Quindi scarichiamo l'applicazione e vediamo come funziona questo oggetto. Quindi adesso vi mostro ragazzi come scaricare l'applicazione e come utilizzarla. Piccola premessa, mi scuso per il telefono dato che prima della quarantena mi è caduto e si è rotto sia davanti che dietro, quindi abbiate pazienza. Calamita applicata, it's time to collaudare l'aggeggio. Sembrerebbe che tiene. Ok, che figo, che figo, già mi sta divertendo, non l'ho ancora provato. Let's go, scarichiamo l'applicazione. Per la quinta volta l'ho detto, lo so, scusatemi, dai, dai, adesso facciamolo. Ok, ragazzi, andate sull'Apple Store e digitate Praep. Eccolo qui. Andiamo ad aprirla, guardate anche l'intro che bella che è. Si presenta così la home page di questa applicazione, dove abbiamo varie tipologie di allenamento. Qua abbiamo pump, ti crei tu l'allenamento che vuoi. Ride, puoi provare alcune piste nel mondo di downhill. Battle, anche il tuo amico ha questo stesso oggetto. Scarica l'applicazione e vi sfidate. Poi abbiamo play, che ci sono dei giochi. Invece qua abbiamo dei workouts già preimpostati da professionisti. Guardate che spettacolo. Il balance del ProPilot si presenta con questa forma, dove avremo la zona dell'equilibrio, la zona dove applicheremo il nostro telefono e un'altra zona piatta che si presenta dietro qui. Adesso vi faccio vedere due flessioni. Step numero 1, dove abbiamo l'equilibrio solo destra-sinistra, quindi un pochettino più semplice, facendo due flessioni insieme. Procediamo così con lo step numero 2, girando il manubrio. Qui dobbiamo mantenere l'equilibrio destra-sinistra
avanti e indietro. Let's go. Un pochettino più difficile. Per iniziare, ragazzi, io vi consiglio di partire con questa posizione dove si inizia a capire un attimino come funziona l'equilibrio dell'oggetto. Quindi peso sul manubrio e ci appoggiamo con le ginocchia. Iniziamo a fare dei movimenti come flessioni. Ci muoviamo un po' sul manubrio, simuliamo la guida, curva a destra, curva a sinistra. Già da così riesco a sentire una fatica pazzesca. Quindi ragazzi, una volta capito l'equilibrio, capito l'oggetto, possiamo metterci in una posizione non più sulle ginocchia, sui piedi, a mo' di flessioni. Let's go! Anche qui simuliamo un po' la guida, flessioni, destra, sinistra, curve. Mi raccomando, è importante tenere la schiena dritta, contrarre gli addominali. Non bisogna tenere questa posizione e neanche questa. Ma una posizione così, culo stretto, addominali tirati. Hoppla, pronti ad allenarci, pronti per la discesa, 3, 2, 1, facciamo partire la discesa, let's go! Proviamo la modalità ride, tipo questa pista che mi piacerebbe fare. Ci dice di posizionare il telefono qui, ce l'abbiamo già in posizione, 3, 2, 1, si parte, let's go! L'applicazione si collegherà ad un video di YouTube e come potete ben vedere simuliamo la pista. Vi assicuro, ragazzi, che si fa una fatica incredibile. Curva. Ed è un po' questo qui l'allenamento. L'allenamento è quando ci si induriscono subito gli avambracci in gara o in allenamento. E qui, mamma mia. O se no, quando abbiamo una speciale che è troppo lunga e a fine speciale non riusciamo più a dare gas giusto, non riusciamo più a controllare bene la moto perché ci fa male gli avambracci e le spalle. Questo allenamento è super efficace per quel problema. Forse non lo si nota, ma ragazzi, sto già sudando. Sto già sudando dopo solo 5 minuti di allenamento. Non ci credevo quanto potesse essere efficace questo allenamento, ma più che efficace, ragazzi, è divertente al tempo stesso, mentre lo si utilizza come andare in moto o in bici, quindi più bello di così ci alleniamo simulando la guida in moto. Secondo me è fantastico. Ma non è finito qui, ragazzi, perché come vi ho fatto vedere abbiamo anche le bande elastiche, ma abbiamo anche per allenare le gambe, perché nella posizione che abbiamo visto prima alleniamo la parte superiore e la zona addominale e lombare. Con questi due piattelli andiamo ad allenare anche le gambe, vediamo come si fa. Le andiamo a posizionare a terra dalla parte della plastica e non ci resta che allenarci. Facciamo andare queste gambe. Che fatica. Ragazzi, vediamo ora due esercizi con gli elastici. Quindi posizioniamo l'elastico in questo modo e lo facciamo passare così. Lo andiamo a legare. Andiamo a coinvolgere tutto il corpo. Quindi andiamo giù a fare la posizione di squat mentre tiriamo sulle braccia facendo spalle. Bello, divertente e anche faticoso. Guardiamo gli altri. Adesso vi faccio vedere come possiamo fare spalle. Andiamo a fissare il nostro elastico qui e andiamo a mettere nel nostro manubrio. Andiamo adesso a vedere come possiamo fare tricipiti. È giunta l'ora dei bicipiti. Semplicissimo, basta spostare l'elastico dall'alto verso il basso. Alcuni esercizi ve li ho fatti vedere, i più creativi se ne inventeranno di altri. Comunque, già da quelli che vi ho fatto vedere potete organizzarvi un vostro allenamento con serie e ripetizioni, così da arrivare super pronti alla primissima gara della stagione 2020. Ebbene sì, adesso vi starete chiedendo tutti quanti il mio feedback.
cosa ne penso di questo attrezzo? Che dire, ragazzi? Se l'ho utilizzato una volta e già mi sono innamorato, perché si fa una fatica assurda, è super efficace, super funzionale, ma al tempo stesso mi diverto mentre mi alleno. Ed è un po' questa qui la pecca di noi motociclisti, che non vogliamo mai allenarci, oppure siamo un po' svogliati, perché ci annoiamo. Non vogliamo più annoiarci? Eccolo qui l'attrezzo che fa per noi, veramente. 10 minuti di questo è come 30 minuti di addominali, flessioni e tanto altro. Quindi ragazzi, ve lo consiglio a tutti quanti, è davvero un allenamento ottimo e veloce da fare a casa e non solo. Qui sotto trovate il link per il loro shop. Detto questo, d'ora innanzi io mi allenerò solo ed esclusivamente con questo attrezzo per arrivare alla stagione 2020, se mai ripartirà, più allenato che mai e pronto a vincere. Ci vediamo nel prossimo video. Buon allenamento a tutti e mi raccomando, allenatevi, allenatevi, allenatevi. Ci vediamo in gara. A presto. Ignoranza in abbondanza. Gas!